Ciao miei giovani Padawan e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo dei dolori del giovane violinista, perché purtroppo, come sapete, e sicuramente tanti di voi ci stanno passando, anche perché qualcuno mi ha chiesto consigli rispetto a questo, suonare il violino comporta una serie di problematiche fisiche risolvibilissime, niente di particolarmente difficile da gestire. Però succede, questo dipende da vari fattori. Innanzitutto il fatto che si passa tanto tempo sullo strumento e quindi questa cosa, come qualsiasi attività che comporti movimento fisico, anche se nel nostro caso è di piccole parti del corpo, fa sì che ci si stanchi, che le articolazioni ne risentano, che vengano dei dolori muscolari, eccetera. E poi perché il violino rispetto a tanti altri strumenti ha una posizione un po' innaturale. Pensate per esempio al pianoforte che si suona semplicemente seduti così. Che ne so, il clarinetto, il sax che si suonano così, la chitarra, il violino ha una posizione piuttosto antipatica. E questo comporta che ci siano una serie di fastidi, soprattutto in determinate zone, per esempio il collo, i trapezi, quindi clavicola, muscoletti qui dietro, spalle, schiena per forza di cose, e chiaramente tutta la zona del braccio sinistro, soprattutto questa parte qui del polso, ma anche un po' il braccio destro. Io devo dire che spesso ho avuto problemini con il braccio destro, anche se chiaramente quello che ne soffre di più è sempre il sinistro. Ma come fare a risolvere queste problematiche? Intanto ci sono degli esercizi di defaticamento che si possono fare alla fine di qualche ora passata a studiare, e vi consiglio di farle assolutamente, soprattutto per il collo. E poi oltre a questo, se proprio ci vengono dei dolori perché magari abbiamo fatto dei movimenti sbagliati, possiamo intervenire con dei prodotti, di cui parleremo dopo. Prima di tutto parliamo un po' degli esercizi che si possono fare. Ricordatevi sempre che, come quando si fa attività fisica, non è che pigliamo e iniziamo a suonare, bam! Ci dobbiamo sempre riscaldare, si fa lo stretching utile per poter fare quello che dobbiamo fare. Quindi, per esempio, se siete già avanzati e quindi suonate dei brani, una cosa utilissima che potete fare è magari cominciare a riscaldarvi facendo delle scale. Partite lentamente e poi piano piano incrementate, perché se suonate con la mano a freddo ne risentono sicuramente le dita, ma ne risente anche tutto il braccio. E quindi se il braccio fa fatica, si indurisce la schiena, si indurisce il collo che deve tenere il violino, insomma, tutta una serie di dolori concatenati l'uno con l'altro. Dopodiché, fatto tutto questo, potete fare degli esercizi se invece iniziate ad avere dei dolori. Per esempio, se vi capita spesso di avere torcicollo, dolore al collo in generale, che è una cosa che per esempio a me capita tantissimo, un ottimo esercizio è quello della rotazione del collo, un esercizio in cui dovete fare praticamente questo movimento. Molto lentamente, adesso ve lo faccio vedere velocemente. E lo fate chiaramente da tutti e due i lati, di qua e di là. Io, per esempio, in questo momento ho un dolore a tutta questa fascia qui e sento dolore quando faccio questa cosa. Se fate questa cosa lentamente, prima e dopo aver suonato, più volte, potete fare anche solo da un lato e poi solo dall'altro. Questo vi dovrebbe aiutare perché, appunto, riscaldiamo i muscoli e facciamo un po' di stretching. Stesso discorso per i polsi. Se sentite dolore ai polsi, una cosa che vi aiuta tantissimo prima e dopo aver suonato e fare degli esercizi di rotazione come questi, anche unendo le due mani, quindi creando un unico movimento da una parte e dall'altra. Ma uno dei punti che soffre di più è sicuramente tutta questa fascia qui, perché noi chiaramente premiamo con le dita, creiamo tensione e quindi il rischio che si corre è che se sforziamo nel modo sbagliato, se non ci riscaldiamo, rischiamo anche la tendinite perché tutta questa parte qui è in tensione. Se mentre stiamo suonando, perché magari stiamo preparando un brano o qualcosa e quindi studiamo tanto e sentiamo che ci iniziamo ad affaticare, una cosa che possiamo fare è questa. Quando sentiamo la fatica ci fermiamo un attimo e lasciamo cadere il braccio in questo modo. Quindi il braccio si appoggia qui e scende. Fa quasi dei rimbalzi. Dopo averlo fatto un po' di volte, quando sentite che la tensione si inizia ad allentare, potete ricominciare a suonare. Fatelo anche più volte durante le vostre giornate di studi. Attenzione a non premere, non dovete premere voi così e quindi mettere in tensione il muscolo dall'altra parte perché create una controtensione. Adesso io non so i termini, diciamo, fisioterapici, i termini corretti. Questi sono esercizi che mi sono stati consigliati e che io ho sempre fatto e devo dire che mi sono trovata benissimo. Quindi state suonando, la mano si stanca, reggete il violino solo col collo, tirate giù il braccio. Morbido così, senza fare nulla di particolarmente complicato. Quando sentite la tensione che si alleggerisce, anche questo è un altro ottimo esercizio, potete ricominciare a suonare. Ma dicevamo, nel momento in cui io ho dei forti dolori come quelli che io ho adesso, perché io soffro tantissimo di torcicollo, soprattutto quando cambia la stagione, che possiamo fare se chiaramente vogliamo evitare di prendere dei farmaci antinfiammatori e cose di questo genere e se il dolore ce l'abbiamo? Sicuramente continuare a fare questi esercizi e
utilissimo, ma ci sono dei prodotti che possiamo utilizzare. Ma siccome io non sono un'esperta in materia, non devo evitare di dirvi cose sbagliate, mi sono procurata una farmacista, che è Rossella, che ci parlerà di due prodotti in particolare che io ho anche utilizzato e che so essere assolutamente efficacissimi perché su di me lo sono stati, e ci facciamo dire a che cosa possono servire. Io inizierei da questo, che è il mio preferito. Allora, questi sono cerotti. Sono dei cerotti autoriscaldanti, ossia dei cerotti che una volta aperti dalla loro confezione a contatto con l'aria iniziano a riscaldarsi e vengono applicati nella zona dolente, quindi può essere spalla, collo o schiena. Soprattutto collo nel mio caso. In questo caso per voi violinisti, collo. Perché hanno questa azione decontratturante, questa azione che può togliere il dolore dovuto a una posizione mentre suoniamo lo strumento? Perché il calore richiama sangue ossigenato nella parte in cui vengono applicate e porta uno stato di benessere al muscolo interessato. Ha una durata di 8 ore, però vi assicuro che il calore dura molto di più, quindi fin quando lo sentite caldo tenetelo, dopodiché lo levate e vediamo se il dolore è andato via. Altrimenti si continua. Altrimenti potete continuarlo ad applicare tranquillamente, perché questo non contiene farmaci, quindi lo possono usare, lo può usare chiunque. E quindi è semplice calore. Semplice calore applicato sulla zona dolente. Sì. Allora, io questi qui li utilizzo tantissimo, in generale il calore per me è sempre la soluzione migliore. E tra l'altro mi piacciono un sacco perché ci sono di varie forme, diciamo, sì, non sì, è sì, il termine giusto, però insomma hanno varie forme, quindi si possono applicare, hanno in base a queste forme diversi adesivi, quindi si possono applicare anche abbastanza facilmente al punto che fa più male. Per esempio io uso tantissimo i cerotti, quelli sono un po' delle strisce più lunghe che si applicano su tutta la base del collo, su tutta la base del collo, sì, che hanno più celle che si riscaldano e quindi vanno a... Le celle sono queste qui, giusto? Sì, le cellette che si riscaldano e così qui coprono più zona, più zone interessate. E io devo dire che di solito con un cerotto già sento tantissimo la differenza, poi di solito la cura la faccio dopo un paio di giorni. Poi io pecco tantissimo, devo dirlo, di pigrizia, quindi di solito io lo dovrei fare 2, 3, 4, 5 giorni, metto un giorno e mi dimentico. E infatti adesso continuo ad avere dolori perché l'ho un po' trascurato. Se invece i dolori sono un po' più strong, abbiamo, al di là delle classiche pomate antinfiammatorie che conosciamo un po' tutti, dove c'è il vero e proprio farmaco antinfiammatorio, abbiamo il fitoarnica, ne prendiamo una a caso, quindi una pomata, un emulgel in questo caso, con base di arnica al 50%, dove sfrutta l'azione dell'arnica, che ha sì un'azione lenitiva ma anche un'azione antinfiammatoria al naturale. Essendo una mugella, viene messa sulla parte da trattare, quindi viene assorbita molto facilmente. E a un certo punto si guarisce. E a un certo punto si guarisce. Cioè, si spera comunque di alleviare il dolore fin quando è possibile. Però se con questo poi non si riesce, ovviamente si utilizzano i farmaci. Consultando sempre il medico. Sicuramente sempre il medico, il vostro farmacista di fiducia. Che nel nostro caso è Rossella. E quindi che si fa? Si massaggia? Si massaggia, si applica sulla parte, si massaggia fino a completo assorbimento. Ok, ovviamente oltre a questi immagino ci siano centinaia sì, di altri prodotti. Abbiamo portato due che conosciamo, perché conosciamo, insomma, due a caso, ma ci sono tantissime aziende che fanno prodotti cerotti autoriscaldanti e pomate a base di arnica. Oh, e tu consigli comunque di associare agli esercizi? Sicuramente agli esercizi, come dicevi prima, nelle attività fisiche, prima di qualsiasi attività fisica è molto importante il riscaldamento, altrimenti invece di migliorare peggioriamo, perché andiamo incontro a contrazioni naturali. E quindi tipo in Lourdes, e di quindi prima. Ci blocchiamo completamente. Ci blocchiamo completamente e andiamo a Lourdes. Una cosa che aggiungo, lo dico anche per me stessa, è che in generale i musicisti, soprattutto i violinisti, che quindi hanno questa posizione un po' scomoda, un po' innaturale, dovrebbero sempre fare attività fisica. E mi diceva uno dei miei maestri, non so se effettivamente possa essere così, magari se voi avete informazioni diverse a riguardo me lo lasciate scritto nei commenti, uno degli sport migliori per i musicisti, perché è uno dei più completi, è il nuoto, perché consente di rilassare i muscoli, di utilizzare tutti i muscoli, di allenare anche la respirazione, che per noi è fondamentale. Quindi sicuramente tutto quello che abbiamo detto in questo video, bellissimo, fantastico, fondamentale, però se associamo anche un po' di attività fisica, male non ci fa. Sei d'accordo? Certo. Vai. Va bene,
Io credo che abbiamo detto tutto, chiaramente ripeto, questi sono due di tanti altri prodotti. In ogni caso io vi lascio qui in descrizione i link a questi due prodotti, che sono link proprio del canale di vendita Amazon di Rossella, quindi trovate diversi prodotti oltre a questi relativi alla sua parafarmacia, li spedisce direttamente lei, confeziona i pacchetti direttamente lei con le sue manine. Se avete bisogno di altre informazioni, se avete domande, curiosità alle quali posso rispondere io, ma anche alle quali può rispondere Rossella, lasciateci un commento oppure mi potete scrivere direttamente su Instagram o potete scrivere al link della parafarmacia che vi lascio comparire qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video, vi mando un bacio e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ciao! Ciao!